Ben trovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione di In Comune dalla Sinergia di Valdarno Channel dell'amministrazione comunale di Montevarchi. Come sapete ci occupiamo prettamente di associazioni e di volontariato nel nostro territorio, non soltanto nel comune di Montevarchi. Ebbene, sabato è stata la giornata davvero per eccellenza delle associazioni e del volontariato valdarnese. Tante le associazioni, oltre 50, che erano presenti a Montevarchi per un appuntamento davvero imperdibile in questo senso, che ha fatto comprendere davvero ai cittadini del Valdarno quanto sia intricato, quanto sia problematico la questione relativa al volontariato, ma nello stesso tempo che risposta incredibile di pubblico abbia avuto e che risposta ci sia da parte della cittadinanza. Sono tantissimi i valdarnesi che fanno volontariato in oltre 50 associazioni. Allora facciamo questo viaggio in una giornata davvero speciale. Oggi è un gesto politico, perché il volontariato ci vuole mostrarsi, ci vuole far capire che il vivere insieme è fare attenzione all'ultimo, vivere insieme è gratuità, e oggi con tutti gli scandali che ci sono quanto è importante il valore della gratuità, vivere insieme è partecipazione, vivere insieme è veramente attenzione all'altro, in particolare a quello più debole. La giornata di oggi non verrà raccolto nemmeno un euro, ma vuole essere una giornata di educazione democratica, e credo che tutti noi, dalle tantissime associazioni di volontariato presenti, abbiamo qualcosa da imparare. L'augurio è che la piazza si riempia, già abbiamo tanti giovani che stanno insieme a noi lavorando su questo, si mostra il volto bello della città. Sì, una giornata importante, bella, una bella giornata di festa per tutte le associazioni di Montevarchi. Noi che lavoriamo con i ragazzi, con i giovani attraverso il video e la fotografia, è un'occasione per proporre un'attività a due classi delle scuole superiori che per due ore diventeranno dei reporter che si muoveranno tra i banchetti del volontariato e faranno interviste e fotografie ai volontari. E nel nostro stile e metodo lavora con questo tipo di linguaggi, e speriamo che i ragazzi si divertano. Certamente è una giornata, quella del volontariato, una giornata importante, perché permette ai giovani di scoprire il mondo del volontariato, spesso non lo conoscono troppo bene, e speriamo che di poter contribuire inviando 50 ragazzi delle superiori in mezzo ai banchetti a fare interviste, a far sì che qualcuno di loro possa appassionarsi e chissà, magari decidere di impegnarsi stabilmente in un'associazione. Siamo in una situazione dove la crisi sta aumentando e la disoccupazione è quasi, non dico, notevole, e molte famiglie si rivolgono a noi perché hanno proprio bisogno di poter mettere qualcosa in tavola. Una giornata come questa, una giornata di sensibilizzazione, di far capire alla gente che purtroppo la miseria anche nel nostro territorio è notevole e ci sono tante famiglie che purtroppo hanno bisogno proprio di tutto. La clownterapia funziona che ci sono almeno due clown volontari che vanno nel reparto di pediatria alla Gruccia e animano un po' insomma, i bambini che sono là. E si fa un po' di palloncini, un po' di giochi di magia, un po' di bolle, e poi si cerca di spiegare ai genitori quello che noi si fa, di modo che insomma si sensibilizzi un po' le persone, perché anche bambini che sono in ospedale hanno bisogno di qualche svago ogni tanto. Beh, qui diciamo il tema è, ovviamente siamo alla fermata dell'autobus, quindi abbiamo, diciamo così, ironicamente preso come tema l'attesa di persone che appunto stanno aspettando, quindi sono tutte diverse fra di loro, si gioca un po' con i colori, anche con i graffiti, queste persone interagiscono con i graffiti che facciamo, insomma. Raffigurerete dei volti? Ci saranno dei volti, sì, quindi proprio delle figure che ottengono o abbracciano dei graffiti, quindi si tratta di stilizzazione di lettere, si chiama appunto writing. Più che altro, vabbè, con quest'opera qui si cerca anche di riqualificare o comunque sia caratterizzare un ambiente che è fondamentalmente, insomma, insignificante, soprattutto occupato dai giovani, perché sono tantissimi giovani che aspettano, attendono qui gli autobus o vengono dai treni, quindi si cerca un po' di rendere questo spazio più piacevole anche a loro come attesa, insomma. Ci divertiamo, insomma, è un po' anche un modo per ritrovarsi tutti. Veniamo da varie parti dell'Italia, da Firenze a Roma, Savona, insomma, quindi anche un modo per ritrovarsi, insomma.
Sì, è stato difficile contattare queste persone, ma hanno accettato ben volentieri di venire qui a Montevarchi, molto contento di questa loro scelta, insomma. Ci sono tanti ragazzi che vengono da tutte le parti d'Italia, quindi è anche un momento di incontro. Certo, ragazzi di Roma, di Firenze, di Savona, e quindi è qualcosa che unisce noi ragazzi. Uno spazio per i giovani. Sì, uno spazio per i giovani. Poi questa riqualificazione urbana è molto importante per Montevarchi. E non ce l'aspettavamo questo successo, lo speravamo ma non ce l'aspettavamo, non soltanto di quantità ma anche di qualità per le cose dette, per le cose fatte, per la partecipazione. Oltre 8.000 persone che dalla mattina fino alla mezzanotte hanno transitato, firmato, visitato, domandato intorno al volontariato, hanno fatto festa. Un grande grazie a queste 8.000, un grande grazie a Stefania che ha coordinato il lavoro, ai dipendenti comunali che di sabato generosamente dall'ufficio tecnico su fino al sociale hanno collaborato, alle oltre 44 associazioni. Abbiamo mostrato il volto bello della città, dobbiamo continuare a mostrarlo ora nella quotidianità di tutti i giorni. Ebbene, questo era il nostro viaggio all'interno del mondo del volontariato valdarnese che si è svolto nella giornata di sabato, una giornata come avete potuto vedere davvero particolare e però in comune. La nostra trasmissione si conclude qui per questa settimana, torna il prossimo lunedì come sempre alle 21. Buonasera.